Il Vortex G65 di MSI è abbastanza piccolo da stare ovunque, ma sufficientemente vistoso per fare buona impressione, dotato di tutte le ultime tecnologie e potente, molto potente. Così potente da farci giocare a 4K senza perdere fotogrammi per strada ed elaborare filmati come questo in pochi, pochissimi istanti. Con così tanta potenza di calcolo a disposizione, orchestrata e garantita da una CPU Core i7 6700 a 4 GHz e da una GeForce GTX 1080, non c'è davvero motivo per ambire ad avere di più. Basato su un form factor proprietario, questo PC riprende da vicino il concetto adottato da Apple per un Mac di qualche anno fa. L'intero computer sta infatti in un cilindro di plastica alto meno di 30 cm, con una base di circa 20 cm di diametro, sapientemente sagomato in modo che la parte frontale si chiuda in una sorta di becco e quella posteriore si apra in un pannello dotato di tutte le più moderne porte di input e output. La connettività Wi-Fi ovviamente non manca, essendo questo un desktop che ha molto in comune con i notebook più potenti della stessa azienda. La configurazione di base prevede un drive M.2 da 256 GB per il sistema operativo e per i programmi, ma è possibile metterne due nel cosiddetto RAID 4. Per i dati è invece a disposizione un più capiente hard disk SATA 3 tradizionale, ovviamente già montato all'interno del computer al momento dell'acquisto. Di RAM invece ce n'è davvero, a volontà, ben 32 GB di DDR4 precaricati sul sistema che possono espandersi fino a 64. I sogni però prima o poi sono destinati a infrangersi contro qualche tipo di realtà, in questo caso il prezzo. MSI mette a disposizione una soluzione integrata e proprietaria dalle caratteristiche a dir poco eccellenti. Aspetto, dimensioni, rumore, consumo energetico e performance sono tutte ad altissimo livello, forse il meglio che la tecnologia odierna può offrire. Ma il prezzo di tutto questo, di poco superiore ai 3.000 euro, è straordinariamente alto, un terzo in più di quanto potrebbe costare un PC autocostruito con pezzi del tutto analoghi, che sarebbe meno appariscente, più ingombrante, magari anche più rumoroso e meno parco nei consumi, ma che ci lascerebbe un intero stipendio in tasca e ci darebbe sempre maggior possibilità di intervento.